Bentornatemi ombre su Astro's Playroom. Nel precedente episodio abbiamo affrontato insieme il circuito SSD e non è stato nemmeno semplicissimo. E a questo punto mi dirigerei verso l'ultima zona, almeno tra quelle principali, perché se vediamo qua, questa dovrebbe essere l'ultima, ovvero i giardini in memoria. Ma dubito che sarà l'ultimo video su questo gioco, perché ci sono altre cosucce da fare. Comunque, entriamo. Vai. A parte poi le guide che, come vi ho detto, cercherò di portarvi su tutti i pezzi del puzzle, eccone uno, e gli artefatti. Andiamo avanti, via. Pronti? Let's go. Ehi. E tu chi sei? Iniziamo. Direi di recarci subito qua su, visto che sono riuscito a vedere. Tra l'altro questi fili qua sono spettacolari perché sono fatti a modi cavo controller PS1, dannazione. Questa è la prima volta che casco di sotto, mi sa. Vabbè, c'è sempre una prima volta. Perché ero concentrato a parlare, mi sono distratto. In più avevo visto anche quello. Vabbè, rifacciamo. Cerchiamo di non cadere, posso anche fare così in realtà. Eccolo qua il puzzle. E il tipetto là? Se avessi l'arco proverei anche a sparargli una freccia. No, però dopo poverino cadrebbe di sotto. Qua c'è qualcosa. Ok. Questo che gioco è? Non lo so. Andiamo avanti. Ecco un altro cavo. Vai. Si sente il vento. Si sente il vento nel DualSense. Vibra tutto. Qua vibra tantissimo. Puzzle. Aspetta, fammi prendere questo. Ok, grazie. Occhio. No, qui sopra non c'è pericolo. Nel senso che, a meno che voi non saltiate, il personaggio non si sposta di lì, insomma. Ciao, come state? Checkpoint. Sì, adesso scendo perché ho visto roba. Eccolo qui. Ah, sabbie mobili, tipo? O fango, non so che cacchio sia. Argilla, non so, qualcosa di appiccicoso comunque. Eccoci qua. Ah, questo è Medieval. Fantastico. Sì. Lassù come ci si arriva però? Da sopra, naturalmente. Ok. Colpiamo questo qua con il pugno roteante. Eccolo lì. Ehi. Ah, ops. Credevo... Ah, sì. Va bene, va bene. Vai. È quello lì che lo sposta. Con il suo soffio. Prima andiamo di qua. Prendiamoci due spicci. Eccoli. Nuovo artefatto. Oh, che bello. Il joystick della PlayStation 1. Mitico. Mitico veramente. Ce l'ho ancora come cimelio. Eh sì, i bei tempi andati. I bei tempi che furono. Ma sto gioco mette un po' di nostalgia, in effetti. Dai, su, scendete. Ok. Di là no. Check. Occhio. Sono qui. Che è? Giù, giù. Voglio andare giù. Ok. Lì c'è qualcos'altro. Puzzle. C'è anche questo. E il fighetto. Ciao amici. Come va? Tutto bene? Insomma. Non se la passano tanto bene. Via, esci. Basta sabbia mobile. Risaliamo perché qua abbiamo finito, credo.
Non si va avanti da di qua? O sì? Ah, forse sì. Eh sì. Ok. Dobbiamo salire sulla nuvola joypad. Prima era un joypad, adesso è la Play 1 direttamente. Ok. Occhio questo. Questo è bastardo, eh. Yeah. Da là siamo venuti, sì, sì. Ok. Non so se c'è roba dietro. No. Ah, dannazione. Devo fare più veloce. E vabbè. Vai. Occhio alle folate di vento. Ok, abbiamo capito che questo livello mette in mostra, soprattutto perlomeno, il feedback aptico. No, no. Pain. Ho guadagnato un trofeo. Mamma mia, però non riesco. Non riesco a risalire. Vai. Aia. Mi arrivano cose addosso. Via. Mamma mia, è impestato, eh. Mio Dio. Però, ripensandoci, era una sensazione piacevole. Mi stava facendo un massaggio alle mani. Di là ci si andrà dopo? O ci si andrà dal di qua? Forse dal di qua. Mi butterò di sotto. Vediamo. Ehi tu. Vieni giù. Perché ho un ombrello? Dove e come l'ho preso? Non ci ho fatto caso. Vabbè. Ah beh. È un ombrello automatico perché sta piovendo. Non riesco a capire se devo andare giù. Mi devo buttare di sotto. Se è previsto, se ci devo andare dopo, non capisco. Beh, arriviamo un attimo qua. Non vorrei poi buttarmi di sotto. Poi magari non si può più risalire. Orco demonio, non mi ricordavo. Ah, è vero, quello che... Va bene. Adesso me lo ricordo, grazie. Adesso ti conosco. Occhio però, perché non è tanto simpatico il nostro amico. Neanche questo è simpatico. Cosa faceva già? Ah, sì. Sì, sì, sì. Ok. Bene. Allora, temo che... puzzle. Da qui ci arriva? Sì. Eccolo lì. E quello là? Va bene. Soltanto che non vorrei andare troppo avanti. Da di qua sicuramente andremo avanti. Per cui... Mi butto di sotto? Voglio ricadere un po', in realtà. Però no, dai. Dovrebbe farcela. Andiamola qua. Sì. Eccoci. Forse c'era una strada più... Ah, oddio. Ma qui... Qui dove eravamo prima? Ah. Sto rifacendo la stessa... What? Temo di aver... Ok. Ah, forse sto continuando a vedere... I denari, perché sono morto e quindi ha riportato tutto, insomma. Però non mi sembrava. Vabbè, sì, probabilmente stiamo girando intorno, in effetti, io non ci ho fatto caso. Là eravamo prima. Sì, esatto, esatto. E perché quel checkpoint lì non ce l'ho? Perché quando prendi quello successivo, quello prima si disattiva? Eh sì, penso. Vabbè, non facciamoci troppe domande, andiamo avanti per cortesia. Vai, ho perso anche troppo tempo, direi. Tac. Qua abbiamo l'amico scossino. Vieni. Ui, due addirittura. Eccone uno. Sono qui. Inetto. Ok. E ora? Su. C'è
secondo me verremmo sbalzati dove c'era quell'avvoltoio di prima. No, magari non c'entra niente, però c'era un avvoltoio. Era lì per bellezza allora. Va bene. Giardini, memoria, campi supersonici. Benissimo. Questo. Ah. Là. No. Amico. Poverino. Credevo di doverlo fare, invece no. Vediamo se magari ci dà qualche achievement o qualcosa, qualche trofeo. No, neanche. Inutile. Vabbè. Due vite giovani spezzate senza motivo. Che strano però. E cosa ci faccio con questi? Cioè era solo per davvero divertirmi a tirarli di sotto? Quanto pare sì. Ehi. Zip. Cosa siamo questa volta? Una palla. Sì. Ah, ci si muove con il touchpad. Credevo con i sensori di movimento, invece con il touch. Questa cosa è fantastica. Il tasto open di PS1 per inserire il disco. Ah già, dannazione. Touchpad. Mi veniva da muovere il pad con i controlli, con i sensori, invece no. Sì. Ah, oddio, c'è proprio una pista. Molto bene. Beh, intanto prendiamo sta roba qua. Non è semplice però andare dritto. Sì. C'era roba lì, però. Non vorrei che ci fosse un qualche pezzo di artefatto. No. Era un... Puzzle, eccolo lì. No, vabbè. Poi c'è la cosa dei birilli, vai, facciamo strike. Strikeiamo. Sì. Piazza pulita, eccolo lì. Trofeo. Dai che lo platiniamo questo gioco, ragazzi. Che demonio però qua. Ok. Un po' sbilenco, ma ce l'ho fatta, vai. Sì. Ehi. No. Quello indietro. Cosa sono questi? Sono dei chip? Oh. Non posso fare nient'altro oltre che rotolare. Però. Quindi i nemici li devo schivare e basta. Easy. Check. Allora, qua dice... Morte, pericolo di morte. Tendenzialmente andrei a destra. No, no, anche perché non sto guardando ma non vedo niente di là. Non c'è una moneta, niente. Mi sembra... Ah, in fondo c'è qualcosa, ecco. Se no era un po' strano. Come rimbalza. È di gomma la pallina. Va bene, dai. Proviamoci. Oh mio Dio. No, ma perché devo lasciare un... Vabbè. Piano. Piano. Sì. Memory card. Addio, nottate in pausa. Eh sì. Una volta quando non c'erano... Diciamo le memory card. In realtà non so quando è che non c'erano. Probabilmente prima di PlayStation. Si lasciavano i giochi lì, in pausa, tutta la notte. E poi si riprendevano il giorno dopo. Questo? Ok. Devo darci più forte. Prima di andare su, volevo andare di qua. Ah, si muovono. Mai. Si ferma da sola su queste... Su questo, insomma, pavimento. Eccolo lì. Si fa il pieno, ragazzi, di artefatti. È rivestito di una misteriosa tonalità nera. Ok. Ritorniamocene di là. Piano piano. Ah. Che bello. Sì. Altro check, va bene. Andiamo di qua.
Se c'è una strada, qualcosa servirà. Ok. Sarà impossibile finire nel mezzo. E invece no, ce la faccio. Occhio. Oh, beh, in realtà fa tutto da solo. Voglio questo. E questo soprattutto. Grande Shadow. E qui devo soffiare. Ok. Ah, basta. Ok, basta touchpad e si ritorna alla normalità più o meno. Vai. Facciamoli secchi tutti. Non risparmiamo nessuno. Ok. Tanto per quel checkpoint e di qua. Ah, questo. Ok. Stiamo praticamente togliendo le nuvole. Le nuvolacce. Ah, ah, ok. Qua è solo per il puzzle. Eh sì. Va bene. Interessante. Facciamolo. E questo è... Vabbè. Ghost of Tsushima, penso. Ah, cadono anche dopo un po'. Ci ho fatto caso. Olè. Nuovo artefatto. Secondo me questa volta li abbiamo presi tutti, ragazzi. Monitor LCD per PS1. Una svolta geniale. Ok. Ci faranno tornare indietro in tutta tranquillità? Sì, bravi. Vola, mio astro. Ok. Ah, per rompere. Bene. Abbiamo attivato un chip. Occhio. Possibilmente li volevo prendere tutti, ma anche no. Io confido che prima o poi serviranno a qualcosa questi soldini. Queste monetine. Porco demonio. Tuoni e fulmini. Fulmini 7. Va bene. Madonna. Fretta, questa è la fretta. L'ho visto un secondo dopo che si giravano. Ormai mi ero già buttato. No! Ho anche saltato la tessera del puzzle. Aspetta, questo lo ripiglio. Piano. Allora. Fatemi studiare un momento il pattern. Porco demonio, non si può tornare. Volevo tornare indietro per aspettare. Ah, il puzzle l'ho preso invece, mi sa. Eh sì, perché è trasparente. Allora l'ho già preso, senza accorgermene. Riusciremo a passare questo punto infernale? Vediamo. In realtà devo semplicemente andare avanti. Ho saltato una moneta, ma amen. Allora, puzzle, quindi andiamo prima di qua. Stai calmo. Ma cosa succede se io sto tipo qui? Ah, niente. Basta non andare sotto. Ma questa è una TV a tubo catodico. Geni. Ecco,
Qua invece è un po' più problematico. No, dai, ce la possiamo fare. Io devo sempre lasciare una. Non so perché, boh. C'è un nostro amico qui. Ciao, amico. Sì, ma io sono venuto di qua perché pensavo che di là non si andava avanti. Invece abbiamo sbagliato. Ok, temo di aver saltato qualcosina, ragazzi. Comunque, Flipper Mania. Olè. Zip. Vediamo. Sempre la palla. Vai. Di nuovo. Fatto apposta. Allora, se becco tutti i birilli ci danno le monetine, ma non sembra super facile beccarli tutti. Tra l'altro ci vuole un po' di tempo. Andiamo avanti, che ne dite? Preso. Presi. Guarda, guarda, senza volerlo, guarda. Ah, cacchio. Non sono in più, allora. Servivano per il puzzle. Bene, bene. Che facciamo? Lasciamo solo questi due qua? Teoricamente potrei anche metterci fino a domattina, qui. Andiamo piano. Ok. Mazzo, si scivola! Stranissima la sensazione qui. Una pallina sulla neve. Sul ghiaccio. Oh, brutta roba qui. Ci sarà o un pezzo di puzzle o un artefatto. Anche se mi sembra di averne già presi molti di artefatti quella roccia lì. Una deve sempre rimanere, ve l'ho detto. Porco demonio, porco. Dito di sotto. Di qua, yeah, ok. Scivola tantissimo, è difficile. Cacchio, stavo guardando là l'immagine perché mi sa che mi sta dicendo qualcosa, tipo per frenare di botto. Ah, ok. Ah, se schiaccio frena. Oh, va bene. Però credo che sul ghiaccio non freni poi così tanto. Vediamo. Sì, invece si blocca. Ah. Non so quanto convenga fermarsi. Vai, sì. Primo Dual Shock. Bene. Via. Un'altra strada della morte qua. Sa che è meglio non beccare quei cosi. Ah. Artefatto. Quanti artefatti ci sono qua, raga? Oh mamma, ne ho beccati un sacco. Pocket Station, un successo in Giappone, infatti, perché io non me la ricordo minimamente. Vai. Qua ho fatto. Proseguiamo. Salta. Salta. Strike. E via, giù nel tubes. Secondo me ci siamo. Ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. No, vabbè. Che paradiso questa intro, ragazzi. Chi ha vissuto quegli anni lì può capire di cosa sto parlando. Chi non li ha vissuti un po' meno, probabilmente. Ma qui si può anche spegnere? No, non si può spegnere. Non spegniamola. La intro della prima play. Sì. Nostalgia, nostalgia, portami via. Andiamo.
Bot Racer. Potrei stare qui tutto il giorno, ma il tempo è tiranno. Andiamo. Credo che... ecco, infatti. Io debba risalire. Picchia tutti. Saltiamo sulle TV. Quanto è fatta bene sta cosa, dai. E infiliamoci qua. Olè. PS1. In pratica siamo partiti dalla Play 3, se non sbaglio, poi Play 4, Play 2 e Play 1. Abbiamo fatto così, mi sa, l'ordine. Se non sbaglio, eh. Ok, vediamo un po' se ci aprono la strada verso nuove sfide, nuovi livelli o qualcos'altro. Mitica Play 1. Hai trovato 4 artefatti chiave di PlayStation. Congratulazioni. Aspetta, cos'è questo rumore? Proviene dai sotterranei di piazza della CPU. Meglio tornare indietro e indagare. Ah, vedete un po'? Ci ha sbloccato qualcosa. Ora, prendendo tutto, non so se sblocca qualcos'altro o serve solo a fini collezionistici, ma abbiamo sbloccato qualcosa. Hai detto nei sotterranei? Dove sarebbero? Ah, ok, eccoli i simbolini. Ma non ho mica capito dov'è questo posto. Cosa essere? Livello finale? Nuove sfide a tempo e va bene. Sì, ma... non... ma qua c'è qualcosa? C'era un verso inquietante o sbaglio? Chi l'aveva vista questa? C'è un'altra stanza. Ah, eccolo il cubo. Oh mio Dio, non lo trovavo mai, infatti. Era nascosto qua sotto. Porco demonio. Oh. Buono lì, eh? E va bene. Ragazzi, direi di concludere qua. Non ci spoileriamo la prossima sfida. Non so neanche cosa bisogna fare. Questo tizio qua cos'è? Niente. Ah, ok. Prossimo episodio, ragazzi. Ok, non è ancora finito. Perfetto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili, tra cui i messaggi, li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.